Nuovo dormitorio in città, il comune cerca immobili per realizzare una struttura permanente che vada oltre la disponibilità di letti nella sola stagione invernale. Una ricerca tutt'altro che semplice dopo diversi incontri con le associazioni territoriali per verificare la disponibilità di spazi pronti da destinare all'uso. Attualmente l'unica proposta è arrivata dalla SST Lariana, che ha offerto l'area del San Martino. Un'ipotesi però cui non è stato dato un seguito. Palazzo Cernezzi ha deciso infatti di avviare una ricerca tra i propri immobili, anche se necessitano di importanti lavori di ristrutturazione. In settimana gli uffici competenti del settore patrimonio del comune effettueranno un sopralluogo in due scuole. Si tratta dell'asilo nido di Via Lissi e della materna di Via Varesina nel quartiere di Camerlata. In entrambi gli edifici di proprietà del comune e ad oggi dismessi, gli interventi da mettere in campo per creare un nuovo dormitorio sarebbero comunque importanti. Bagni da rifare completamente, ha spiegato l'assessore al patrimonio del comune di Como, Francesco Pettignano. Inoltre occorre creare anche le docce e un angolo cottura. Entrambi gli edifici dovrebbero ospitare una trentina di persone. Il percorso dunque per realizzare sul capoluogo lariano il nuovo dormitorio permanente per i senza tetto a Como resta attualmente tutto in salita.